soliste in due formazioni, un trio acustico e un quartetto jazz, e studia canto leggero con Cristian Gravina, illustre maestro recentemente protagonista di due grandi produzioni musicali italiane, Notre Dame di Paris di Cocciante e I Promessi Sposi, l'opera da tutti nota di Guardini. Il senso, il contenuto, il contesto di questi intermezzi musicali ce li spiegherà la stessa Sandra. Grazie. Inizio al primo dei tre intermezzi musicali con una canzone nota di Roberto Vecchioni che risale allo stesso anno delle primissime liriche scritte da Sergio della raccolta Nome Impossibile, quindi il 1999. E mentre l'autore scriveva i suoi primi versi sul disorientamento, sul senso dell'attesa e sul dissidio tra le infinite possibilità dell'esistenza e la difficile chiamata a fare delle scelte, risuonavano per la prima volta queste note. Un vero e proprio inno alla vita, un incoraggiamento a fare il passo dall'adolescenza all'età adulta, ma senza perdere per questo la capacità di sognare, di scrivere la propria vita come il verso di una poesia. Questa è Sogna ragazzo sogna. La vita è così vera che sia.